Buonasera. Però prima pare che debba accendere il microfono prima, non sono abituato a usarli e quindi. Allora buonasera, benvenuti a tutti quanti, io sono Andrea Vianello, faccio il giornalista, di solito mi occupo di intervistare i politici, oggi ho una grande fortuna perché intervisto un politico per parlare di letteratura, viva Dio, e non per parlare di politica, perché come sapete l'ospite che è qui accanto a me, oltre ad essere stato uno dei protagonisti fondanti del partito che ospita questa festa, anzi il protagonista fondante, è anche un bravissimo romanziere, e oggi qui alla festa di Torino presentiamo il suo ultimo romanzo, che è qui, lo vedete bene senza bisogno che lo prenda io, che si chiama L'isola e le rose. Benvenuto a Walter Veltroni. Allora, che cos'è L'isola e le rose? Intanto è una storia favolosa, lo dico con passione perché del libro mi sono innamorato leggendolo. Uno quando legge un libro di un uomo politico è sempre un po' all'inizio prevenuto, devo dire nel caso di Veltroni eravamo già stati abituati a scoprire che era un bravissimo romanziere, però a me questo libro è piaciuto ancora di più. C'è un luogo magico in Italia che si chiama Rimini, è un luogo dove la realtà e la fantasia spesso si mischiano. Io e Veltroni ci siamo trovati pochi giorni fa su quel lungomare adriatico, e guardando quel lungomare tutti ci ricordiamo il transatlantico del Rex di Amarcord, che appariva e scompariva come un fantasma, un po' come la barca fantasma che García Márquez racconta in uno dei suoi romanzi, una barca mitica che forse esiste e forse non esiste. Dopo aver letto il libro di Walter Veltroni, guardando l'orizzonte del mare Adriatico, ti viene voglia di immaginare o di vedere, a volte magari la vedi e poi riscompare, un'isola che non c'è, ma è un'isola che non c'è più, ma è un'isola che c'è stata. È l'isola che è la protagonista del romanzo di Walter Veltroni, che è sì un romanzo, ma basato su una storia vera, che come un grande scrittore sa fare, lui ha preso, scarnificato e riutilizzato, mantenendone però in pieno il rispetto dei valori che venivano trasmessi. Io voglio fare una cosa diversa, vorrei che fosse Walter Veltroni a spiegarci che cos'era, non quella che lui racconta nel suo libro, ma quella che c'è stata davvero, che cos'era in quel lontano ma mitico 1968, in realtà 67, 68, 69, l'isola delle rose nel mare Adriatico davanti alla Rimini di Federico Fellini. Allora, intanto grazie a voi, grazie naturalmente ad Andrea, mi fa molto piacere salutare delle persone che sono qui, oltre i vari parlamentari che ci sono, però vorrei salutare l'allenatore della squadra italiana di pallavolo che ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi, Mauro Berruto. Eccolo qui, là in fondo, sta dietro di voi, eccolo lì. Vorrei salutare. Poi ci sono gli onorevoli Portas e Rossomando, che vorrei anche loro salutare, e poi un saluto speciale per la famiglia dalla quale io sono andato a pranzo quando venni a fare la campagna elettorale qui a Torino, andai a pranzo da loro e fu una giornata molto, molto bella nel 2008. Che ti cucinarono? Di tutto, sono uscito rotolando da quella casa. E allora, che cos'è questa storia? Dunque, questa storia è una storia che io ho incrociato del tutto casualmente su internet, però che mi ha rapito, nel senso che la storia vera è questa: tra il 1964 e il 1968 un ingegnere bolognese ebbe l'idea di, un po' interpretando lo spirito di quel tempo, un po' interpretando l'aria di possibilità che quel tempo racchiudeva, ebbe l'idea di costruire un'isola al largo delle coste di Rimini, 11 chilometri al largo delle coste di Rimini, in acque extraterritoriali. Lui in realtà voleva farci un palazzo, cioè voleva farci un albergo di 5 piani, che è già una stranezza, perché fare un albergo di 5 piani in pieno Adriatico, insomma, è una cosa singolare. Però questa idea a un certo punto cambiò natura. Ma cambiò natura perché quelli erano anni abbastanza speciali, in cui le cose prendevano un colore diverso da quello con cui partivano. Quella era partita con l'idea di fare soldi,
Fatto sta che il 1° maggio del 1968, senza nessuna motivazione politico-ideologica, ma il 1° maggio del 1968, su questa piattaforma di 400 metri quadri, 20 metri per 20 metri, si fonda lo Stato, la libera comunità dell'Isola delle Rose. Anzi, come ha detto Andrea, dell'insula della Rosoi, perché loro assumono come lingua l'esperanto, perché non volevano scegliere né una lingua preesistente di un altro paese per non dare l'impressione di schierarsi, e neanche l'italiano, perché erano in acque extraterritoriali e volevano segnalare la loro indipendenza. Quindi si costituiscono come libera comunità, formano un governo, stampano la bandiera, stampano i francobolli, si danno un inno. Una moneta pure. La moneta no, l'inno, si danno un inno, e poi però, questo succede il 1° maggio, alla fine di giugno del 1968, una mattina, le truppe italiane sbarcano sull'Isola delle Rose, dove c'era un solo abitante, il custode, che viene fatto scendere. È la prima guerra che gli italiani vincono dal 45, quella con l'Isola delle Rose. Che peraltro non oppone resistenza. Che non oppone resistenza, anche se in verità nella storia... Perché magari la perdevamo pure quella. Sì. Nella storia c'è il fatto che hanno cercato quelli che stavano all'Isola delle Rose, che avvertiti sono arrivati, hanno cercato di forzare il blocco ma sono stati respinti. Comunque, occupano l'Isola delle Rose e poi tre botte di tritolo, tre perché una non bastò, e l'Isola delle Rose muore. Questa è la storia vera, che è già una storia magica perché sembra una favola, invece è la storia vera, è la storia di un imprenditore, di un ingegnere imprenditore che, siccome l'autostrada cominciava a collegare Rimini con Bologna, insomma, decide di mettersi in movimento e fa questa cosa. Ciò che rende questa storia magica ancora più magica è il fatto che si è svolta a Rimini. E Rimini è una città incredibile, una città, è la città di Fellini non per caso, è la città di Tonino Guerra, è la città di Sergio Zavoli, è la città di tanti che ne hanno raccontato questa magia, per cui a Rimini fai sempre fatica a capire se una cosa è vera o una cosa non è vera. E quindi questa doppia dimensione poetica mi ha spinto a raccontare questa storia, naturalmente trasformandola in un romanzo, che significa che per esempio tutti i personaggi sono inventati di sana pianta. Adesso proveremo un po' a capire come l'hai trasformata, no? Però mi viene prima da chiederti come mai una storia così forte, perché effettivamente è una vicenda bizzarra. Noi sappiamo di altre piattaforme che erano state create al largo delle coste inglesi per le prime radio pirata, no? Le radio private, le radio libere. Ma che in Italia ci fosse una vicenda del genere, tanti di noi, io per esempio devo dire, fino a che non ho letto o ho saputo del libro di Walter Veltroni e poi letto, non lo sapevo. Come mai tu la fai scovare in fondo al mare dal primo protagonista del tuo romanzo, che è un giovane di oggi che trova un reperto dentro una scatola con dentro degli oggetti mantenuti nella memoria di questo Titanic che non era però galleggiante, era diciamo una piattaforma. Come mai questa storia così pazzesca tutta l'Italia se l'è dimenticata per tutti questi anni? Ma sostanzialmente perché non era ideologica e quindi nessuno l'ha difesa. Su quella isola non c'erano le bandiere di nessuno e quindi quando l'isola è morta non è che diciamo qualcuno è insorto, è morta, via. Naturalmente io voglio essere molto preciso e molto chiaro, cioè è ovvio che non è che uno può mettersi a fare un'isola in mezzo al mare, no? Quindi stiamo parlando di una cosa che chiaramente aveva un carattere, come posso dire, insomma, non assolutamente bizzarro, razionale. Ecco. Detto questo, però, nel libro la storia diventa un'altra storia, diventa la storia di un'utopia, cioè la storia di quattro ragazzi di Rimini, quattro giovani vitelloni di Rimini, che decidono di fare questa cosa interpretando lo spirito di quegli anni con sentimenti e intenzioni diverse, cioè uno la vuol fare perché vuole fare i soldi ed è un personaggio un po' come quello di Vittorio Gassman nel Sorpasso, è uno di questi spacconi diciamo anni 60, Giulio, e l'altro Lorenzo invece è un sognatore, quindi vuole fare di quest'isola una comunità sulla quale portare degli artisti, dei pittori, dei poeti, dei musicisti, eccetera.
E quindi a me piaceva l'idea che queste due intenzioni, così apparentemente contrapposte, convivessero nello stesso gruppo di amici e poi producessero il risultato che hanno prodotto, cioè l'isola, perché noi parliamo di un'utopia, ma l'isola è stata costruita, quella che c'è sulla copertina del libro, è l'isola vera. Quella è una foto originale dell'epoca. È la foto fatta poco prima che fosse abbattuta, e poi ne parleremo con Andrea, è anche la dimostrazione che, diciamo, le utopie non sono poi così inimmaginabili nella loro realizzazione, a condizione che siano utopie razionali e praticabili. Il 1968, no? Qui stiamo alla festa di uno dei più importanti partiti italiani e con una grande storia legata a quegli anni. Quell'isola nasce nel 68, pur non essendo ideologica, come tu hai detto, casualmente, o perché c'era in quel momento, si respirava un'area di libertà che permetteva utopie del genere? Guarda Andrea, nasce negli anni 60 più che nel 68, finisce nel 68, e anche questo per me era una metafora, cioè io ho voluto raccontare non il 68 ideologico, cioè in piazza nel 68 non c'era tanta gente, ma il mondo è cambiato in quegli anni in tutte le case degli italiani e degli occidentali, cioè a Valle Giulia erano 1500, ma a sentire le canzoni dei Beatles o di Bob Dylan erano milioni. E quindi io ho cercato di raccontare il mutamento degli anni 60, così come è stato percepito da tutti, anche da quelli che non avevano convinzioni politico-ideologiche. E il 68, da questo punto di vista, per me, come nel caso dell'isola, è un po' la conclusione, non l'inizio, è un po' una fine. E infatti da allora comincia un'altra storia, ma la storia grande di questo paese, il suo tempo più bello, è questo tempo magico vissuto solo 20 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando l'Italia sboccia come un fiore, arriva l'autostrada, arrivano la televisione, le auto, cresce l'occupazione, la ricchezza delle famiglie, naturalmente tra mille contraddizioni che poi esploderanno più avanti, vengono giù una serie di muri, anche di muri bigotti e di muri che riguardavano i comportamenti, le sfere delle libertà, da quelle sessuali a quelle di comportamento. Il mondo comincia un suo disgelo, c'era stata la guerra fredda, Giovanni XXIII e Kennedy e Willy Brandt avviano un processo di disgelo. Si va nello spazio, Gagarin, John Glenn, arriva questa musica incredibile, i Beatles, i Rolling Stones, Bob Dylan, che unifica il mondo e fa sì che i ragazzi giapponesi e i ragazzi italiani vivano le stesse esperienze emotive e culturali, cioè sono 6-7 anni che corrono con la velocità di un ghepardo, sono anni fantastici che poi, siccome sbatteranno contro istituzioni che sono ancora vecchie e ferme, faranno esplodere il 1968, e ho detto esplodere il 68 così come esplode l'Isola delle Rose. Adesso poi capiremo perché esplode l'Isola delle Rose. Ti voglio chiedere se quegli anni sono irripetibili, oppure in un momento complicato, poi magari ne parleremo, del nostro paese come quello di oggi, quegli anni lì, che erano gli anni del dopo macerie, appunto, come dicevi tu, cioè dopo le macerie della Seconda Guerra Mondiale, in qualche modo possono essere un'ispirazione per il futuro di questo paese. Ma guarda, è proprio nei momenti più drammatici che bisogna guardare più lontano e avere più fiducia e investire di più sul futuro. Se qualcuno fosse andato da un cittadino di Rimini sfollato dopo l'ennesimo bombardamento e gli avesse detto: guarda che tra un po' di anni questa terra sarà la capitale del divertimento europeo e verranno qui le figlie di quelli che stanno occupando con l'elmetto e le armi in mano e si fidanzeranno con i tuoi figli. Se qualcuno avesse detto questo avrebbe pensato di essere preso in giro, invece è successo. La storia nei momenti più cupi inevitabilmente apre uno squarcio di opportunità, naturalmente non si esce dai momenti duri come quello che stiamo vivendo, che è una guerra non armata, purtroppo nella giornata di oggi si è configurata anche in termini di conflitto religioso e perfino di culture, di identità in forma violenta. Sapete, drammatici incidenti in tutto il Nord Africa a causa del film blasfemo
assai sospetto, dicevamo sì. Oggi con Walter Veltroni, che ha scatenato la miccia della violenza antioccidentale. E quindi è proprio in questi momenti che invece bisogna coltivare. Faccio un altro esempio. Io sono sempre rimasto molto ammirato dal fascino intellettuale di Altiero Spinelli, perché andai a vedere la casa dove lui era deportato, diciamo, in asilo politico a Ventotene, e l'idea che quell'uomo da quella casa, in mezzo, appunto, anche in quel caso un'isola, in mezzo al mare, in un tempo in cui c'era quello che c'era, cioè la guerra, i campi di sterminio, eccetera, immaginasse l'unità dell'Europa, mi è sembrata una cosa da togliere il fiato, e però quell'Europa si è realizzata. I padri dell'Esperanto, che peraltro ha a che fare con speranza, i padri dell'Esperanto volevano e speravano e sognavano un'Europa unita, e poi l'Europa unita c'è stata. Cioè le utopie non sono delle balle, il populismo è una balla, le ideologie sono delle balle, ma le utopie realizzabili non sono delle balle. Il mondo è cambiato grazie ad utopie che hanno, per inseguire le quali il mondo è cambiato. I neri che potevano o no salire sullo stesso autobus dei bianchi, allora sembrava un'utopia, è successa, tanto che oggi c'è un presidente nero negli Stati Uniti. Il mondo è cambiato, ma è cambiato grazie al fatto che non solo le utopie collettive, quelle delle quali ho parlato, ma anche le utopie individuali. Cioè ciascuno di noi ha un progetto di vita, e quel progetto di vita deve inseguire quale che sia la possibilità della sua realizzazione, anche se mette nel conto delle sconfitte, anche se non ce la farà a fare quello che aveva sognato di fare, però deve provare a farlo. E questo romanzo è un romanzo su quelli che hanno provato a fare qualcosa. Hanno avuto dei successi, hanno avuto delle sconfitte, ma hanno provato, non sono stati a mettere la vela alta quando il vento tirava nella giusta direzione. Com'è possibile, secondo te, che oggi dei giovani dell'Italia di oggi riescano a ritirarla fuori una voglia di utopia come quella? Ci sono le condizioni, diciamo, sociali ma anche culturali per poter ritrovare una speranza come quella? Ma guarda, tutto è ovviamente molto difficile, nel senso che poi è tutta la società moderna, una società coriandolizzata, frammentata, in cui le esperienze sono molto individualizzate, in cui gli elementi di socialità sono molto scarsi, dalle parrocchie alle sezioni di partito non sono più quello che erano nel passato. Ci sono i social network, ma non sono la stessa cosa, anche per l'assenza di una dimensione, come posso dire, corporea del rapporto, e per la impossibilità di incrociare le parole degli uni e degli altri in una diciamo con l'obiettivo della costruzione di una sintesi tra le opinioni diverse. Però detto questo, dipende anche da tutti noi, da te che fai televisione, da chi fa politica, da chi si occupa di cultura. Diciamo, ci sono dei momenti nei quali bisogna mettersi nella condizione di restituire non una speranza, ma la coscienza della possibilità di una speranza. Perché se si perde questo, la cupezza di ciascuno diventa uno degli elementi che avvitano il gorgo di una crisi, di una recessione spaventosa, quale quella nella quale siamo stati immersi e siamo ancora immersi, con effetti che possono essere da tutti i punti di vista, compreso quello democratico, molto pesanti. Tra l'altro bisogna fare squadra, mi viene in mente, hai salutato Mauro Berruto, lui è un antropologo peraltro, Berruto, che fa il commissario tecnico della nazionale, erano partiti malissimo alle Olimpiadi con una brutta sconfitta, ma siccome Berruto, una delle sue grandi forze, che è un motivatore, sa fa squadra, è nelle difficoltà che ha tirato fuori poi la compattezza della nazionale di volley, fino ad arrivare alla partita perfetta contro gli Stati Uniti d'America, campioni olimpici uscenti, e poi insomma abbiamo perso alla fine, nella semifinale siamo andati a medaglia di bronzo, però tornare a casa con una medaglia dopo essere partiti male vuol dire che quello spirito italiano di cui parlavamo è nel rimboccarsi le maniche nei momenti di grande difficoltà. Sì, facciamolo un applauso, perché le medaglie un po' ci hanno fatto risentire qualcosa. Adesso poi mi piacerebbe entrare un po' di più anche nella dinamica del Veltroni romanziere, no? Perché insomma, Veltroni, ragazzi,
sa scrivere, io non so quante ore dedica, mo cerchiamo di capirlo pure, quante ore dedica, come fa, dove si mette, perché io poi uno dei misteri è uno dove si mette a scrivere, cioè come fa a isola, dove si mette a scrivere Veltroni? Ah no, io a casa mia mi metto a scrivere, quando non sono alla notte, camera. All'alba, perché sai che gli scrittori no, si dividono. Quando non sono alla camera o quando non ho iniziative, adesso naturalmente diciamo la mia vita qualche anno è un po' cambiata rispetto a quella che facevo prima. Scusa, che c'è una frase di Conrad bellissima che dice che lui prima di scrivere guardava fuori dalla finestra, dice io non so come spiegare a mia moglie che sto lavorando, perché per ispirarsi guardava solo fuori dalla finestra. Però scrivere è una cosa molto, molto bella, molto affascinante, per me è stato sempre un punto diciamo importante dell'equilibrio della mia vita. E per cui io mi metto la mattina alle 8 quando non ho impegni di altro tipo e finisco di scrivere alle 10, per fortuna. Cioè c'hai una disciplina, due sì, ore? Sì, sono come nel resto, sono un secchione. E se non escono le pagine resti due ore fino all'ultimo, no, o molli? Ti possono capitare dei giorni in cui non ti viene, è inutile che stai lì a spaccarti la testa, allora devi fermarti, devi pensare, devi immagazzinare altre cose. E devo dire che inventare delle storie è un'esperienza umana bellissima, cioè una cosa è raccontare cose che hai visto, no? Fai il giornalista, fai il saggista, è bello, è importante. Un'altra cosa è lavorare in fantasia, cioè un'altra cosa è dar vita a degli esseri, non degli esseri umani, ma sì degli esseri umani che non esistono, come sono le persone che vengono raccontate, perché poi questi personaggi prendono una loro direzione, un loro cammino, e a un certo punto è quasi come se lo scrivessero loro, perché hanno un DNA che poi a un certo punto produce per coerenza comportamenti del personaggio durante la storia, e quindi è un'esperienza molto, molto bella, molto intensa, cioè ti prende molto. Poi nel caso di, il libro è scritto un po' come una commedia all'italiana, cioè è un libro in cui si dovrebbe ridere, ci si dovrebbe commuovere, e spero che faccia fare al lettore la cosa che a me piace di più da lettore, cioè quando io leggo un libro, un romanzo, la cosa che mi piace di più è viaggiare, cioè non solo immaginare come facciamo tutti i personaggi, ma seguire il viaggio della narrazione, del racconto. Raccontare la cosa più bella della vita. Noi siamo ciò che siamo da bambini. Qual è il modo in cui i bambini si mettono a dormire? Con qualcuno che gli racconta qualcosa. Il racconto è il formarsi dell'esperienza umana. Noi siamo la nostra vita, ma per fortuna siamo anche tante altre vite che abbiamo incontrato attraverso i racconti. Quando tu rivedi una persona a cui vuoi bene, le dici, ma che mi racconti? Quando qualcuno torna da scuola, che è successo a scuola, dal lavoro, che è successo al lavoro? Il racconto, cioè il compartecipare, il condividere. C'è una bellissima frase di un film e di un libro, il libro è scritto da uno, si chiama Krakauer, il film si chiama Into the Wild di Sean Penn, e il protagonista che ha deciso per un conflitto con i genitori di andare a vivere e lì morirà nel, diciamo in un bosco nel quale poi non, dal quale non riuscirà più a uscire, come se la natura matrigna diventasse assassina, nel momento del suo delirio lascia scritto: la felicità esiste solo se è condivisa. La vita è condivisione delle storie degli altri, è condivisione delle storie scritte nei libri, nei personaggi dei film. Noi siamo nella condizione di avere molte più vite dell'unica della quale disponiamo, perché partecipiamo, ci emozioniamo, piangiamo per cose che non esistono, per persone che non esistono. Si piange leggendo un libro, si piange vedendo un film, perché si è generosi, perché sai che è finzione, ma sai che vuoi condividere l'emozione di chi quella finzione ti ha raccontato. Quindi a tutti i livelli, racconto e ascolto è una cosa fantastica. Io dicevo oggi, questo libro io l'ho dedicato alle mie figlie, si chiamano Martina e Vittoria, e nella dedica ho scritto a Martina e Vittoria perché le parole, la fantasia e il pensiero degli altri salvano il mondo. L'espressione il pensiero degli altri per me, oltre che naturalmente le prime due, parole e fantasia, che servono a dire non smettete mai di leggere e di fantasticare. Fellini diceva
che c'è una sola cosa più potente del pensiero, che è l'immaginazione. Ma la terza frase di questa dedica, il pensiero degli altri, è una frase che io ho scritto sapendo che aveva dentro di sé un'ambiguità. Il pensiero degli altri per me è dire alle mie figlie, pensate agli altri, cioè non vivete la vita solo per voi stesse. E però è anche dire il pensiero degli altri, cioè quello che gli altri pensano. Non credete mai di avere tutte le risorse, tutte le ricette, tutte le risposte dentro il vostro armadietto interiore. Bisogna sempre viaggiare, bisogna sempre ascoltare, bisogna sempre cercare insieme agli altri. E tutto il libro è scritto con questo spirito, cioè dire al lettore, vieni con me, facciamo insieme questo viaggio. In questo viaggio troveremo anche degli scogli contrapposti e ti verrà voglia di scegliere di stare su uno invece che su un altro. Però vedili tutti e due, non limitarti a vederne uno. Il libro per esempio si apre, no? Prima di entrare nella storia dell'Isola delle Rose e quindi ritornando a quegli anni mitici appunto del 1968 e 69, si apre ai giorni d'oggi, perché sarà un ragazzo che recuperando questi oggetti, di un ragazzo di oggi, un giovane di oggi, riscoprirà quest'Isola delle Rose che era stata dimenticata. E tu scegli di aprire il libro con un dialogo anche molto serrato, anche molto di contrasto, tra un ragazzo di oggi e un appartenente, diciamo, un po' più a quella generazione, la nostra poi in realtà, perché io ho 51 anni e tu ne hai pochi di più, dove però il ragazzo di oggi, insomma, la rimprovera aspramente. Cosa ci hai messo in quel dialogo che sembra uscire dalla storia, no? Sembra essere più una specie di premessa, contestualizzare, che contestualizza questo filo generazionale che unisce tutti i protagonisti del libro. Sì, dunque, la storia dell'Isola delle Rose è incastonata in due momenti che si svolgono oggi. Il primo è quello a quale ha fatto riferimento Andrea adesso, l'ultimo è la conclusione oggi della storia di questi quattro ragazzi, cioè nell'ultimo capitolo noi sapremo come la vicenda di questi quattro ragazzi che hanno fatto, quattro e più perché poi personaggi sono molti di più, ci sono storie di amore, di amicizia, di tradimenti, eccetera, come la storia di questi personaggi si è conclusa. All'inizio uno dei protagonisti, anzi il protagonista della prima parte si chiama Giovanni, come si chiamano Giovanni i protagonisti di tutti i miei libri, non so perché, però va bene così, è un ragazzo di 20 anni che fa il sommozzatore a Rimini e facendo il sommozzatore troverà quello che poi riaprirà come un vaso di Pandora, riaprirà la storia dell'Isola delle Rose. Lui sta su questa barca, sta andando a fare questa immersione con una donna di circa 50 anni e i due si piacciono, però si piacciono e anche per la distanza generazionale si cominciano a stuzzicare, ma si stuzzicano intellettualmente, cioè a un certo punto la donna, che si chiama Francesca, devo trovare la frase, eh? C'è un momento in cui devono fare un'immersione, prima dell'immersione stanno sul gommone, la tensione, diciamo, del piacersi diventa improvvisamente un dialogo serrato. Esatto, a un certo punto Francesca gli chiede perché tu sei qui e lui risponde non lo so, forse perché il mare è grande e la mia vita mi sembra piccola. Francesca lo guarda e gli dice dura, lo sai che vi trovo abbastanza insopportabili? Vi chi? Voi vi lamentate di tutto, siete sempre depressi e sfiduciati, angosciati e isterici, ma siete anche leggeri. È come se il mondo non vi riguardasse, come se lo vedeste su YouTube. Scuotete la testa e il mondo al massimo volete maledirlo, non cambiarlo. Il ragazzo le risponde, eccoci qua, ci mancava. Voi invece volevate cambiarlo, bel capolavoro avete fatto. Ti chiedi come mai siamo sfiduciati, tristi, disimpegnati? Beh, ci avete tolto tutto e pretendete anche che siamo allegri. Siamo disoccupati, cronici o potenziali. Avete costruito un mondo in cui le persone vivono con lo specchio in mano, guardando se stesse e parlando di se stesse. È colpa nostra? Tutto è frettoloso, come se al mattino, ogni mattino, si aprissero i recinti e milioni di bufali cominciassero a correre. Ma non sono bufali felici, perché non sanno dove andare, dove vanno, dove devono andare, dove possono andare. Corrono perché non sanno cos'altro fare. Corrono perché lo fanno gli altri. Corrono perché non sanno stare fermi e hanno paura dei loro pensieri. Voi che ci date lezioni ci avete depredato, ci avete tolto tutto, dall'illusione della ricchezza facile alla fiducia in una società migliore, più giusta.
Avete divorato tutto e ora ci sputate addosso i semi e vi lamentate se non siamo zingari felici. Ci avete portato nel deserto, ve ne siete andati con la riserva d'acqua e siete indignati perché non sentite il suono, per voi rassicurante, delle nostre risate? Francesca gli risponde: prendi un metro e misura la tua vita, è più lunga, in verticale e in orizzontale. Tu vivrai di più di tutti quelli che ti hanno preceduto sulla terra, e sei in un reticolo di rapporti e conoscenze che i nostri nonni, con le baionette in mano e le loro lettere scritte dal fronte ad una donna che stava in casa senza acqua corrente, non avevano certo. Sei il più potente uomo della storia. Quando ti viene voglia di lamentarti, pensa che ti stanno guardando uno schiavo che aspetta il combattimento nel Colosseo, un malato di peste, un soldato al fronte, un nero in carcere in Sudafrica. Se ci pensi, capirai due cose: che noi siamo stati meno inutili di quanto pensi e che la tua vita è migliore di quello che senti. Misurala. Ecco, il dialogo tra queste due persone è un dialogo che io ho cercato di scrivere. Grazie. E da che parte stavi mentre lo scrivevi? Ecco, io cerco sempre, quando scrivo romanzi, un'altra cosa è quando uno scrive dei saggi. Quando scrivi dei romanzi, se sei onesto, tu non puoi fare il furbo, cioè non puoi mettere tutti gli argomenti che tu condividi in una forma credibile e tutti gli argomenti che non condividi in una forma stupida. Devi trovare, almeno io ho cercato di trovare, una condizione per la quale i due argomenti, poco importa quale preferisco, forse anch'io non ne preferisco nessuno, forse la verità è la composizione di verità parziali. Allora io cerco di mettere in tutto il libro, quando due persone discutono e hanno due punti di vista diversi, cerco di metterli sullo stesso piano come qualità dell'argomentazione. Sarà mica un vizio democratico questo? Dovrebbe essere. In modo tale che il lettore si formi la sua opinione sulla base di argomenti che ha ascoltato. Allora, avete capito che la storia originale era questo signor Giorgio Rosa, che la crea negli anni 60 all'Isola delle Rose. Veltroni prende la storia di Rosa, la trasforma in una vicenda appunto di amicizia, perché sono quattro ragazzi della Rimini degli anni 60. Uno ha detto un po' Gasman, quindi insomma un po' ganassa, come si dice qua al nord, l'altro invece un po' più idealista, quello che vorrebbe fare l'oasi di cultura. Poi c'è quello c'è il leguleio, quello che serve a capire se una piattaforma in mezzo al mare si può fare, insomma, o va contro le leggi della navigazione. In realtà si può fare. E poi c'è il tecnico che la deve costruire, l'ingegnere, il quarto amico. Peraltro Veltroni gli dà una maledizione a questo poveraccio, perché lo rende agorafobico, che non vuol dire che non vede il mio programma, ma che ha un problema nei confronti della folla e quindi vive isolato dal mondo, vede tutto da lontano e sull'isola neanche ci va, se non nell'ultimo giorno, ma intabarrato e tremante sopra la piattaforma. Mi viene da chiederti se ti innamori di più di uno dei personaggi, cioè proliferandone quattro, no, di protagonisti. Di solito l'io narrante dello scrittore si nasconde dietro uno dei personaggi. Ce n'è uno che è più Veltroni degli altri? Ma guarda, no, più Veltroni degli altri no. Però ti affezioni più a qualcuno che a qualcun altro. Però anche qui io ho cercato, e chi leggerà il libro alla fine scoprirà che è così, di fare in modo che nessun personaggio sia esattamente come sembra. Cioè, i personaggi vengono descritti all'inizio in un certo modo, il lettore comincia a incasellarli in un certo modo. L'importante è che alla fine non sia esattamente così, perché questo racconta la complessità della vita, il fatto che nessuno è mai davvero come fino in fondo sembra. Mi piacerebbe, adesso poi parleremo anche di una colonna sonora eccezionale, perché quelli erano anni con una musica incredibile, e il libro sembra davvero che ogni tanto nelle righe sentiamo delle note che ci riportano a una musica che poi insomma tu in realtà sentivi da bambino, perché avevi 12-13 anni, ma insomma poi ci andiamo su quella realtà. Voglio capire come la tua attività di ricerca reale, cioè andando a ripercorrere a Rimini le ombre di quella storia vera, i protagonisti ancora vivi di quella storia, sei riuscito a rispettarli, perché mi pare che tutti sono contenti, no, dai ringraziamenti finali, pur avendo tu trasformato completamente questa vicenda dell'Isola della Rosa in una magnifica vicenda di amicizia, di idealismo. In realtà non era stato questo. No, ma guarda, io a tutte le persone che ho incontrato ho raccontato che avrei scritto un romanzo, che non avrei fatto un libro, diciamo, giornalistico.
però mi sembrava giusto e bello rendere la storia di questa vicenda correttamente, per cui per esempio, per darvi un'idea, lo Stato abbatte l'Isola delle Rose dopo aver fatto circolare sui giornali varie tesi, appunto, che ci volevano fare un casino, un locale striptease, una radio privata, una base missilistica albanese, che non è che gli albanesi avessero poi tutta questa dotazione missilistica del tempo, che volessero estrarre il petrolio, e quindi l'ENI si mise in agitazione. Insomma, messo in moto tutto questo, alla fine la buttarono giù. Io ho parlato con le persone che hanno c'era una signora che ha lavorato sull'isola, perché i cinque piani non sono mai venuti su, ma come vedete dalla copertina un piano è stato fatto e lì hanno aperto un bar, e c'era una bellissima ragazza di allora che gestiva questo bar. E quando io sono andato a parlare a casa sua con lei, lei, come tutti quelli che sono stati sull'Isola Rosa, si è messa a piangere raccontandovi una cosa che io ho messo nel libro, e cioè che la notte il plankton illuminava l'acqua e quindi sembrava che ci fosse giorno nel mare. Ed essere stati lì, cioè essere stati non su una barca in mezzo al mare, ma su una cosa che aveva quattro gambe piazzate in profondità a decine di metri sotto il livello dell'acqua, aver vissuto lì quell'estate, quelle notti, quelle albe, è stata, per chi l'ha conosciuta, un'esperienza incantevole. Tutti quelli che sono entrati in contatto con l'isola ne hanno riportato uno struggimento. Pensate, questa signora che abita a Rimini non è mai più andata al mare per la sofferenza che le dà l'idea di non vedere quell'isola. Quindi era chiaramente materiale poetico, diciamo così, no? E io ho cercato di innestarci una storia che avesse analogo materiale poetico. Una delle cose che nel libro ci sono, per esempio, è un dialogo tra padri e figli, gli uni e gli altri molto diversi tra di loro. Sia il papà, diciamo, di Giulio, che è quello che avete detto somiglia un po' a Gassman, sia il papà dell'idealista, sono in realtà l'opposto l'uno dell'altro, però appoggiano, in questo caso, diciamo, non c'è da parte della generazione dei padri, pur essendo quella, il 68 è stata anche la ribellione, no, ai genitori. Invece tu in questo caso vedi una complicità fra genitori e figli, anche nella costruzione di questa utopia dell'isola. Sì, cioè il padre di Giulio, del ragazzo che vuole far soldi, è in realtà, per me, Tonino Guerra. È un contadino che ha un rapporto con il ciclo della natura, con i raccolti, e che sta per concludere la sua vita, ma con serenità. L'altro, il padre dell'idealista, è invece uno che è proprietario del Grand Hotel di Rimini, ma che è diventato proprietario del Grand Hotel di Rimini facendo il cameriere in un ristorante della Riviera. E poi piano piano una pensioncina, una cosa, come è la storia d'Italia. La storia d'Italia è fatta di questo, è fatta di gente un po' idealista e un po', diciamo, con il desiderio legittimo di migliorare la propria condizione sociale, che ha fatto il sistema, per esempio, delle piccole e medie imprese di questo paese. Allora io ho cercato di raccontare perché non li ho messi uno contro l'altro, anche se in realtà poi i due padri mettono alla prova i figli, perché volevo raccontare... Gli danno fiducia, però li sfidano. Diciamo, dargli fiducia è un modo per metterli alla prova e viceversa. Perché volevo raccontare generazioni di italiani che avevano provato a far qualcosa. I genitori avevano provato a far qualcosa, i figli provano a far qualcosa, perché, diciamo, alla fine del libro c'è un personaggio che dice: non sono i sogni non realizzati, ma i sogni non fatti che rendono una vita inutile e futile. E questa è tutta gente, quella del racconto, che ha provato a fare qualcosa. E che l'ingegner Rosa ha fatto una cosa probabilmente, diciamo, strana, però noi stiamo qui 44 anni dopo a parlarne, e quindi comunque la sua vita ha lasciato un segno. Allora il raccontare questa storia in questo modo significa dire: proviamo ciascuno di noi nella sua vita individuale e in quella collettiva a fare qualcosa.
Allora, loro ci hanno provato, ci ha provato Rosa, ci provano i ragazzi protagonisti del libro di Veltroni, lo fanno appunto grazie anche all'aiuto economico di uno dei papà, quello del Grand Hotel, che poi in realtà si rovinerà un po' la carriera, ma insomma saprà anche lui rimboccarsi le maniche umilmente poi dopo rimettersi in piedi. Non creano un'isola ideologica, quello appunto che abbiamo detto è un racconto di un sogno sì libertario, sì di musica, di cultura, anche di diritti sessuali, perché nella Costituzione dell'Isola della Rosa c'è anche com'è? Diritti sessuali per tutti. Vivere la propria sessualità, secondo diritti sessuali per tutti. Quindi, insomma, poi la politica c'è naturalmente anche in questo, però insomma non era una contrapposizione politica quella dell'Isola delle Rose. Ciò nonostante, abbiamo capito che al potere costituito dà fastidio, quelle che Veltroni raccontava sono notizie vere, cioè quanto che erano stati accusati di essere un avamposto dell'Albania, un casinò, una radio pirata, poi una radio nel libro di Veltroni ci sarà realmente, ma insomma la suggestione di mandare dei messaggi da quell'isola non poteva essere sfuggita, e alla fine l'isola viene distrutta. Perché nell'Italia del 1969 era impensabile mantenere una innocua piattaforma che faceva solo dei panini e dava da bere in mezzo al mare di Rimini? Ma guarda, la cosa bella è che Rimini amava quest'isola, cioè gli albergatori di Rimini, tutti volevano che l'isola restasse, perché era diventata in quei 55 giorni un'attrazione fantastica. Partivano barconi da Rimini per andare a vedere l'isola, per andare a prendere un panino, un gelato sull'isola. E quindi quando morì l'isola, più dispiaciuti furono, diciamo, fu la società civile riminese. Già c'era la società civile, non veniva chiamata così, ma esisteva. Esatto. Però naturalmente, diciamo, dal punto di vista legale l'isola era in una condizione di limbo, perché è vero che era in acque extraterritoriali, però è anche vero che se avessero lasciato fare quell'isola ne avrebbero dovute lasciar fare tante altre, e avremmo finito col trasformare il mare in una specie di città. Però detto questo, insomma, è stata un'esperienza molto, molto forte, molto significativa, molto importante, che ha lasciato in tutte queste persone una traccia abbastanza riconoscibile. Voglio capire però se quel potere che poi la distrugge, secondo te lo fa per reazione automatica, cioè al di là del fatto che adesso chiaramente no, con la ragione uno dice beh, non si poteva far proliferare il mare Adriatico di questa roba, ma è, come dire, comunque la nascita di qualcosa non previsto che fa scattare immediatamente, sì, da parte del potere la, sì, reazione. C'è una reazione tipica italiana pavloviana di reagire a qualsiasi innovazione chiudendosi. Cioè la verità è che all'ingegner Rosa per 4 anni le amministrazioni hanno fatto fare quello che ha fatto, cioè non è che non se ne erano accorti che nasceva un'isola, no? Ecco. Anche perché la costruivano 11 km dalla costa, quindi si vedeva. Si vedeva, insomma, e quindi, però come in Italia, no? Non ti dicono mai si può fare, non si può fare. Poi magari se c'hai un amico ti risolve il problema, una sanatoria, comunque, vabbè. Quello non chiude l'occhio. Però poi l'hanno buttata giù perché veramente, credo, avessero paura soprattutto delle estrazioni petrolifere. Cioè loro avevano paura che l'ingegner Rosa avesse detto che ci voleva fare un albergo, ma in realtà ci volesse fare estrazione del petrolio in acque extraterritoriali, avrebbe costituito un precedente per cui era difficile. Ma ci fu, io nel libro mi sono inventato 2 personaggi che sono un povero disgraziato che fa il capo dell'Emilia Romagna dei servizi segreti, che è vessato dal suo capo a Roma, a sua volta vessato dai ministri, che tutte le mattine gli telefona e gli rompe le scatole su questa storia dell'isola. E questo che invece si sta occupando delle lotte studentesche, delle manifestazioni operaie, non capisce perché si debba occupare di questi 4 ragazzi che fanno l'isola, e i dialoghi tra loro sono abbastanza divertenti perché sono proprio... Sono il pezzo di commedia all'italiana, sì, di cui parlavi. Sì, sì. Tra l'altro a un certo punto c'è un dialogo addirittura in esperanto, ma l'hai imparato un po' l'esperanto? No. Hai preso un dizionario? Giravo col dizionario, sì, sì. Hai preso un dizionario. L'esperanto di oggi è l'inglese? Sì, naturalmente l'esperanto era una lingua dal basso nelle idee dei suoi fondatori, no? Chi l'ha fondato si chiamava Zamenhof, era uno che era un ebreo, e quindi questo spiega perché
vivendo nei ghetti, sentisse il bisogno di trovare una lingua universale. Ed era una lingua che postulava questa convinzione, cioè Zamenhof diceva: se il mondo si parlerà, le guerre diminuiranno, ci si capirà meglio, e non aveva tutti i torti. Lui pensava di fare questo con una lingua che era il mix di tante lingue, soprattutto delle radici fondamentali. È diventato l'inglese, è diventato per colonizzazione, diciamoci la verità, e per reazione a questa colonizzazione succedono anche le cose che noi vediamo in difesa di un'identità religiosa, eccetera, che viene esasperata fino al punto dallo sfociare nella violenza. Però comunque è un bene che ci siano delle lingue che si possono parlare, a condizione che questo non schianti le identità linguistiche, culturali e quelle che sono state scritte dalla storia. Premesso che i romanzi, anche se li scrive un importante politico, sono il frutto appunto del cuore, della fantasia e dell'anima, un filo conduttore nei tuoi romanzi c'è sempre, che è quello della memoria. E qui devo dirti, in qualche modo si ripercuote anche a quello che è, soprattutto negli ultimi anni, una tua forte, diciamo, passione civica, no? Cioè quella di sottolineare come questo paese debba coltivarla, la propria memoria. Tu hai parlato addirittura di avere un'ossessione per la memoria. Me lo spieghi e mi spieghi perché anche nel ricordo di un episodio che apparirebbe minimale e poi invece è fragoroso nella sua spettacolare romanzicità, come quello dell'Isola delle Rose, questo paese ha bisogno di recuperare la memoria, e perché tu ne sei ossessionato? Ma per quello che dicevo prima, memoria e racconto sono due sinonimi. La memoria è il racconto, e la memoria è il principale antidoto nei confronti dei rischi dell'umanità. La memoria individuale è quella collettiva. In una famiglia, se qualcuno ha fatto un investimento sbagliato e ha prodotto il crollo della famiglia, se ce lo si ricorda ci si starà più attenti. Ho detto una famiglia, ma lo stesso vale per un paese. Se qualcuno, inseguendo populismi, è finito a dover mettere la camicia tutta dello stesso colore di tutti gli altri, se ce lo si ricorda, Berlusconi, quando gli dissero dei fratelli Cervi, disse che sarebbe stato lieto di incontrare Papa Cervi, no? Perché nel suo mondo la memoria non c'è, c'è solo il quotidiano, c'è un presente, diciamo, consumato bulimicamente, c'è l'idea anzi che tutto quello che è radici debba essere tagliato, reciso, roba per gli antiquari. Invece la memoria è antidoto nei confronti dei rischi e delle contraddizioni e delle tragedie che si sono conosciute e che si ripetono ad onde circolari, e l'eterno ritorno, no? Noi sentiamo spesso parlare dei linguaggi, i neonazisti, come si può essere neonazista? Eppure si è, ci sono i neonazisti. E perché? Perché c'è una rimozione della storia. Chi dice che i campi di sterminio non sono mai esistiti, rimuove la storia, rimuove la memoria. E la memoria oggi è essenziale anche nella nostra vita quotidiana. Pensate se vi sparisse la memoria del computer. È memoria quella, ma si andrebbe in cortocircuito. Anzi, ormai, guardate, fatemelo dire così, è strano il cervello umano. Il cervello umano, quando si invecchia, ricorda tutte le cose dell'inizio e fa fatica a ricordare. C'era uno che diceva che quando si invecchia lo si vede da tre cose: che non ti ricordi più i nomi, che non ti ricordi di abbottonarti la patta dei pantaloni, e la terza non me la ricordo. Però la mente trattiene le cose originali, e però progressivamente sbianca, per cui la nostra memoria cancella. E man mano che cancella, noi perdiamo forza. Quando è che siamo più forti? Quando abbiamo più memoria. Quando è che siamo più deboli? L'Alzheimer è una malattia spaventosa, perché consegna al fatto che tu non riconosci tuo figlio perché ne hai perso memoria. Ecco perché la memoria è vita. E un mondo così frivolo e
fatto di bollicine come quello nel quale noi viviamo, io sento sempre il bisogno, da sindaco, da dirigente politico, da giornalista, scrivendo i libri, sento sempre il bisogno di ritrovare le radici. Che cos'è la, se ciascuno di voi stasera si alzasse e raccontasse la storia della sua famiglia, ma sarebbe una meraviglia. In ciascuno di noi, di voi, c'è una poesia, perché ognuno ha avuto nella storia della sua famiglia qualcosa di incredibile e che bisognerebbe raccontare. Io adoro i libri che vengono scritti dalle persone che non hanno il nome, grosso in copertina. Quando io ho scritto un altro libro che si chiamava Noi e che era sempre qui, la storia di una famiglia italiana dal 43 al 2025, della stessa famiglia di padre in figlio, io sono andato a leggere, non sì, saggi eccetera, ma sono andato a leggere i libri delle maestre in biblioteca, delle maestre di un comune che raccontavano libri che non ha letto nessuno probabilmente, ma io l'ho ritrovato, perché in quel libro c'è scritto di più di un'epoca, di quanto possa scrivere uno storico oggi attingendo a fonti storiche. La testimonianza, il racconto è... C'è un bellissimo premio che si fa a Pieve Santo Stefano, che è il premio dei diari, che inventò Saverio Tutino, che oggi non c'è più. Ecco, quello è secondo me un'attività culturalmente eccezionale. Per questo la memoria, le radici sono essenziali. In fondo gli alberi stanno su solo se hanno le radici, fanno le foglie solo se hanno le radici. E così è la vita. Senti, però è stato passato un bel po' di disserbante, no, negli ultimi 20 anni, come dicevi. Allora voglio capire se può rinascere l'erba della memoria oppure quello che è stato bruciato via rischia questo paese di averlo perso per sempre nelle nuove generazioni. Ma guarda, non si perde mai nulla per sempre. Io adesso stasera non voglio fare la parte dell'ottimista, perché naturalmente uno accende la televisione e si mette l'elmetto, perché veramente sono cronache di... Però anche questo, vedete... Non è che le cattive notizie in passato non ci fossero, è che il sistema informativo e comunicativo le alimenta. Voi oggi vedete sui Twitter, Facebook, ultima ora, e spesso l'ultima ora è naturalmente una notizia tragica, che però in un altro momento ci sarebbe arrivata la mattina dopo su un giornale e l'avremmo letta, contestualizzandola. Adesso noi viviamo... Ci arrivano le notizie sul telefonino, e lui c'ha l'iPad, e poi torniamo a casa e c'è il telegiornale, fa 24 ore su 24. Siamo costantemente schiantati da una quantità di informazioni spaventosa. Io tra l'altro mi chiedo come sarà, la vita lunga degli esseri umani, perché noi stiamo allungando la nostra vita, ma il cervello è un cassetto che non è infinito. È un cassetto nel quale possono entrare una certa quantità di foglietti, poi gli altri si cominciano a sputare. E allora non vorrei che ci consegnassimo per come questo. Come la memoria di un computer. Per questo ad una società senza memoria, no? Perché è obbligata a non esserlo. Quindi, non mi ricordo qual era la domanda, ma la risposta funzionava. Sì, direi che funzionava senza che... Quindi, come diceva quello, e quindi... adesso però mi hai fatto scordare la domanda che stavo per farti. Siamo pronti per andare a Pillarzilla. O sto alla terza lì, non ricordo più, no, non voglio controllare la patta dei pantaloni, però mi ricordo ancora come mi chiamo e mi ricordo anche come si chiama Walter Veltroni. No, la domanda che voglio fare è quanto in questa coltivazione della memoria, la domanda sembrerebbe più leggera, ma secondo me non lo è, conta anche... La memoria popolare, per esempio la musica, era quello che ti dicevo prima, cioè è una scelta la tua di disseminare di note, di riferimenti musicali il libro. Nella cultura di un paese c'è anche questa lunga colonna sonora, quella colonna sonora lì fu una colonna sonora straordinaria, forse più forte di qualunque altra a rievocarci lo spirito di quegli anni. Ma sì, perché prima di quel tempo tutto era frammentato, guardate che è abbastanza incredibile questo, cioè... Elvis Presley, che noi consideriamo la star musicale degli anni 50, lo conoscevano Celentano e Little Tony, che lo portarono. E si vestivano come lui. Ma non è che nelle case degli italiani si sentisse la musica di Elvis Presley, tantomeno si sentivano altre cose. Poi arrivano i Beatles, i Rolling Stones, Bob Dylan, Gianni Morandi, Rita Pavone,
prima Domenico Modugno, e la gente comincia a cantare le stesse canzoni. Ma guardate che se voi oggi mettete 10 ragazzi di 20 anni a cena la sera, ma cantano quelle canzoni lì, non cantano le loro canzoni, perché il loro consumo musicale è tornato ad essere frammentato, cioè loro vanno su YouTube, su iTunes e trovano la musica che gli piace a loro, ma non la condividono, e la felicità esiste solo se è condivisa. Per cui l'altra sera ero a cena con Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, che hanno un bambino di 6 anni che si chiama Pietro. A un certo punto Pietro si è messo a cantare Let It Be, e lui sa tutte le canzoni dei Beatles. Perché? Perché quella musica, forse perché la sentono i genitori, o per qualche magia, o anche per la sua grandezza, perché poi era musica assolutamente meravigliosa. Veltroni è un beatlesiano, di ferro. Sì, sì. Anzi, lui dice un beatlesiano corrente vicino al diabete, quindi sì, sono proprio al confine con lo smielato. Però di musica meravigliosa in quegli anni ce n'è stata tantissima. Donovan, i Procol Harum, e poi io nel libro ho messo una canzone che a me piace enormemente, che è Se telefonando di Mina, ho messo Bocca di Rosa di Fabrizio De André. Bocca di Rosa è un po' il manifesto dell'isola, sì, no? Ho messo Don Giovanni di Lucio Battisti e Otis Redding, on the Dock of the Bay, che poi serve per un personaggio. E poi ho messo anche la musica di Nino Rota. Io considero Nino Rota qualcosa di paragonabile alla grande musica popolare dell'Ottocento. Nino Rota era un gigante, come è Morricone, come è Nicola Piovani, come sono i grandi realizzatori di colonne sonore che hanno un sentimento popolare, hanno dentro la storia del melodramma. Nino Rota ha scritto dalla colonna sonora di Amarcord a quella della Dolce Vita, fino ad una che io cito in un momento, non dico quale, topico del libro, cito questa canzone, questa musica che mi piacerebbe il lettore avesse nelle orecchie mentre legge il libro, che è la colonna sonora della Strada di Fellini, che è un pezzo di musica straziante. La cosa che mi piacerebbe è che il lettore avesse mentre legge il libro costantemente questo suono, che fa un po' come le Madeleine di Proust, no? Cioè sono quelle cose che servono a ricordare il tempo vissuto. E quindi in questo senso, ma uso anche il cinema, uso in qualche misura anche il calcio, anche lo sport, che è un altro fattore di unificazione collettiva. Bulgarelli, no? In quel momento Bulgarelli, era uno dei campioni, sì, del Bologna, dell'Emilia, sì, sì, dell'Emilia Romagna. Si potrebbe suggerire alla Rizzoli di fare un CD, dico, non è male come idea, marketing, la Rizzoli non c'è qua, però insomma effettivamente non è male. E voglio capire una cosa, io ho letto il libro, leggetevelo, ve lo consiglio, ed è un libro che alla fine parla di un grande sogno che si infrange, però non l'avete capito, cioè sarà stata anche una bizzarria, però appunto era una grande utopia, era un'idea. Era un'idea innovativa, era un sogno, e il sogno però poi viene sconfitto. L'isola in realtà dura nel libro un bel po' di settimane, nella realtà 55 giorni. Eppure si esce dalla lettura di questo libro con uno spirito positivo. A me viene da definirlo un libro luminoso, cioè un libro che ti riconcilia con i momenti complicati anche che stiamo vivendo. Mi chiedo intanto se era voluta questa contraddizione, e quindi se sei riuscito nel piccolo miracolo di fare un libro che finisce male, peraltro poi anche le vite dei protagonisti non svegliamo, tu le racconti, non è che finiscono tutte bene, quindi ha un finale amaro questo libro, eppure ti lascia di buon umore. Era quello che volevi? È venuto per caso? Sì, sì. E dove vive questa contraddizione? Come può esistere una cosa? Era assolutamente quello che volevo. Quando ho fatto riferimento alla commedia all'italiana, che è un riferimento che magari uno scrittore vero, diciamo così, non farebbe perché si sentirebbe ridotto, ma io ho imparato a riconoscere nella commedia all'italiana la vita vera. La vita di una persona quasi mai è solo drammatico, quasi mai è solo allegra. C'è sempre una coincidenza una coesistenza di dimensioni. La commedia all'italiana è così, ho citato, ma voi prendete Sordi, tutti i film di Sordi sono film in cui c'è un elemento di cattiveria o di amarezza o di cinismo. Allora io speravo che raccontando questa storia il suo carattere poetico prevalesse
sulla conclusione e lasciasse questo senso di utopia realizzata. Cioè, sì, loro non ce l'hanno fatto, ma vedi un po' che ce la si possa fare. In fondo questo è il senso del libro. Secondo te quale potrebbe essere oggi un'idea come quella dell'isola da parte di un giovane? Se tua figlia grande, quanti anni ha Martina? 25, più o meno l'età dei giovani, sì, del romanzo, venisse a proporti cosa per convincerti a fare la stessa cosa che hanno fatto i genitori della... Guarda, con i figli secondo me, nella misura del possibile, bisogna avere fiducia in loro, cioè bisogna fidarsi che se ti dicono che hanno voglia di fare una cosa, lasciaglielo fare. Poi magari sbaglieranno, poi magari sbatteranno la testa, ma non gli dare mai la sensazione che loro volevano fare una cosa e tu gliel'hai impedita. Perché bisogna avere fiducia nei propri figli. Poi naturalmente è come il corso di un fiume, no? Va orientato e con movimenti dolci. Ma se un figlio ha un talento o ha una passione, non gliela spegnere mai, perché gli fai del male. Qual è secondo te l'isola che invece la politica italiana dovrebbe iniziare a pensare di costruire? In questo momento, nell'Italia che stiamo per ricostruire dal 2013 in poi? Ma guarda, forse l'isola è la speranza dell'isola, cioè uscire da questa dimensione, come posso dire, a testa bassa che la politica ha in questo momento e recuperare quello sguardo. Io amavo Berlinguer che parlava di pensieri lunghi, no? Quello sguardo in profondità. La visione. Sì, insomma, dare al paese l'idea che si va tutti insieme da qualche parte. Invece ho l'impressione che oggi la politica sia immersa in una cosa molto piccola, molto così, insomma, però vabbè. Stasera siamo qui per parlare d'altro. Senti, la luce in fondo al tunnel, no? Io ci ho pensato alla frase di Mario Monti, no? Che dice che si intravede la luce in fondo al tunnel. Diciamo, Marchionne, che è qui a Torino, ha detto che non vorrei che fosse un treno. Mi fai capire se però tu, al di là di tutto, non ti sto chiedendo la ricetta economica per la luce in fondo al tunnel, perché finiremo per parlare di quello di cui tu non vuoi parlare, ma ti sto chiedendo se tu ci credi che già ci sia, cioè se già la intravedi, oppure pensi che stiamo dentro al tunnel pienamente e dobbiamo ancora camminare e pedalare molto prima di arrivarci alla luce sotto tutti i punti di vista, e non sto parlando solo della ricrescita economica. Guarda, rifaccio l'esempio che ho fatto prima: se qualcuno avesse detto ad Altiero Spinelli la vedi la luce in fondo al tunnel, poco importa se la vedeva o non la vedeva, agiva concretamente per accenderla, e io penso che questo sia il dovere che abbiamo tutti noi, perché il resto lo devono fare gli analisti, no? Un vecchio con la barba diceva ai filosofi spetta il compito di interpretare il mondo, a noi spetta il compito di trasformarlo. Ecco, vorrei che non ci dimenticassimo che chi fa, diciamo, un lavoro pubblico e insomma ha il dovere di dire all'opinione pubblica la verità sempre, e però anche di cercare di indicare una prospettiva, una soluzione. Perché applaudite. Perché ti consiglieresti di leggere il tuo libro? È la cosa peggiore da chiedere a uno scrittore. Per solidarietà, non lo so. No, perché spero che ci si emozioni. Cioè, la cosa più bella che mi sta capitando sono le lettere che ricevo da parte di lettori o anche da parte di, insomma, di persone che fanno lo stesso mestiere. Ce n'è una che ti ha commosso particolarmente? Ma sì, ne ho ricevuta una bellissima di una persona che io adoro, che è Carlo Azeglio Ciampi. Che è una persona alla quale... Qui l'applauso ci sta bene, sapete? E poi però anche quelle proprio dei lettori comuni... No, devi dirci che ti ha scritto, Ciampi. No, vabbè. Quelle dei lettori, diciamo, comuni... Diciamo che gli era piaciuto. Gli è piaciuto molto, sì. Ma gli è piaciuto molto perché lui è... Cioè, Ciampi è un uomo sempre positivo. Io mi ricordo quando stavamo al governo insieme e dovevamo fare le manovre per entrare in Europa... Quest'uomo, che era stato governatore della Banca d'Italia, uno degli uomini più rispettati d'Europa, veniva la mattina col sorriso ed era felice perché quella mattina si era ridotto lo spread. E lui ha sempre detto ce la faremo. C'è un ottimismo meraviglioso, perché è razionale, combattività. E quindi, e poi appunto, ecco, io mi auguro solo che questo libro dia...
Io da lettore la cosa che mi piace più in un libro è quando mi emoziono, ma anche quando sento che mi si riempiono i polmoni, che c'è qualcosa di grande con cui ho a che fare. Ecco, la speranza è che questo libro aiuti a fare questo. Walter Veltroni, grazie a tutti. L'isola e le rose, il romanzo di un'incredibile storia vera. Se c'è bisogno di firmare copie, sono qua a disposizione. Firma tutto, fa pure le dediche. Grazie.